da lui. Chi sarà lì messo? Vignato, si alzerà un centrocampista, vediamo subito come saranno schierati. E dunque si comincia, quattro cambi per Ensori. Lancio dentro a cercare Esposito in area di rigore, l'appoggio ad Asa, il cross immediato, Ondur prova il colpo di testa, poi Vignato, c'è una azione irregolare fischiata da Bogar. Sì, fallo di Ondur sul difensore. Qualifica insieme sempre a Faticanti per la prima giornata. Qui intanto il pallone dentro, nessun problema. Pini ancora Asa, l'appoggio per Missori. C'è lo spazio, il cross, Esposito! Zic, che parata, ancora Italia con Asa. Prima grande occasione del match. Mamma mia che giocata dentro l'area di rigore, sa come muoversi. Ancora Esposito, il cross da dietro, Caio de deviazione. Palla fuori di poco. Bene, 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 anche qui vedi Missori prima crossato, adesso Caio De, questa palla, Missori mette questa palla dentro dove Esposito si gira, la mette e arriva il quinto dalla parte opposta, Caio De di destra, ha calciato debolmente però è arrivato. Il possesso polacco, Bugai cerca da dietro il tentativo di Schlawek. E passa il pallone, 1-0 per la Polonia. Si è fatto calciare troppo facilmente, questo è il calcio, dove sbagli il gol, quello subisci su errori di Mastrantonio. Fa niente, bisogna ricominciare, appena iniziata la partita, bisogna giocare come è iniziato questo inizio partita, cercando di fare, questo è stato un errore del portiere, vedi che ha calciato anche, non vediamo un attimo qua la situazione di Sechawek, che ha calciato non in modo forte, angolato, ma è andato male, ha calcolato male Mastrantonio la traiettoria, ci può stare questo tipo di errore, ma bisogna riprendere, non so se c'è stata una deviazione, ma Kovalčík, Sangu, Kovalčík, la conclusione la tiene Mastrantonio. Eh sì, adesso ci provano da fuori, cercando di colpire adesso Asa. Subito per Vignato. Vignato si muove bene, pallone dentro a cercare Asa, con poi Vignato palla sul secondo palo. Dur, ancora un tentativo, blocca Zic senza problemi. Sì, ha voluto fare un tiro cross, più tiro che cross per Asa, si gira bene Asa, viene avanti in velocità Asa al sinistro, deviato Zic. Sì, ha fatto bene, ma i compagni di reparto sono rimasti fermi. Vedi che Asa con Savia, l'attaccante giallorosso. Calcio di punizione qui. Palla direttamente in porta. Mastrantonio poi ci prova. Kovalčík. Dobbiamo riprendere a giocare a calcio come si è fatto all'inizio. Adesso si cerca troppe palle lunghe. Sulle seconde palle arrivano sempre prima loro in questo momento. Area di rigore, Esposito anticipato, arriva Faticanti, prova a far continuare Caio De, ci riesce. Caio De, cross dentro, Faticanti la rimette direttamente sul piede e niente, c'è stato il fallo tonto, attenzione. Schlawek, pallone dentro con intervento arbitrale per fallo in attacco. Da parte dei polacchi ci sarà il calcio di punizione per gli azzurri, ecco che rivediamo la parabola di Schlawek e andare a cercare Esposito, riesce a tenere il possesso, arriva Missori, il cross, Caio De prova il colpo di testa senza inquadrare la porta. Buona giocata per Vignato, si allarga Caio De, Vignato accelera centralmente, ancora Vignato. Se ne va Vignato in area di rigore, palla dentro, Asa, rete, 1-1. Che azione fantastica! Vignato è stato protagonista in questo gol di Asa, ha confezionato un pacchetto regalo che non poteva sbagliare il giocatore della Juventus, 1-1. Fenomeno, fatto una giocata da fenomeno Vignato.
Ma come è stata costruita da dietro? Esce palla da dietro, bene, pulita sul centrocampista, palla a Vignato che si è fatto trovare smarcato a tre quarti, dove punta un avversario, lo salta, punta un'altra, gli lascia tre metri, alza la testa, vede Ase che arriva, è un cioccolatino solo da spingere dentro, però guarda che giocata, straordinario, opla, salta uno, lo punta esternamente, alza la testa, vede Asa, mette una palla di sinistro, grandissima giocata di Vignato, e bravo Asa a farsi trovare al posto giusto, però Vignato, fenomeno, ha fatto veramente una giocata da fenomeno. Ma era quello che ci voleva contro una Polonia sempre più chiusa, la qualità anche individuale è uscita fuori grazie a proprio al giocatore del Monza. E poi Giacomo, l'analisi, attenzione, buona. Intanto ancora Asa che se ne va, il cross dall'altra parte, Vignato, palla alta. Oh, grandissima palla di Asa, ancora Vignato, ha fatto tutto bene, questa era, per lui deve essere una cosa facile, prendere la porta, poi si fa la parata come prima, ame, però guarda qua di più. Buono il movimento nello stretto, il cross dentro, Zangu, Mastrantonio, si riscatta, buona reattività. Prima occasione da gol, grande reattività di Mastrantonio, e questo portiere dimostra di essere all'altezza di giocare i campionati europei anche a livello giovanile, perché dopo un errore ti fatto trovare pronto, non bene i difensori nostri. Polonia, il cross dentro, Mastrantonio blocca, proprietà della Roma, ha giocato in prestito l'ultima stagione con la Triestina. Davide sale, Kovalčík vuole il tiro, vabbè, lasciamolo tirare da 30 metri, non è un problema. Mastrantonio è stato solo un infortunio in quell'occasione, ma Mastrantonio è difficile che prenda gol. Arriva adesso, dunque si chiude il primo tempo 1-1 con i polacchi che erano andati in vantaggio all'ottavo con Suawek, e poi il pareggio al 34esimo di Asa. Direi partita buonissima giocata dall'Italia, rimento davanti Esposito, l'ampiezza con Caio De e Missori, ha tante soluzioni e anche un Dur che si può inserire. Intanto ci sono calcio di punizione, pronto Levitsky direttamente con il sinistro in porta, palla alta, pretenzioso. Adesso bisogna, hai detto bene, fare attenzione a Pienko, e perché ha detto sugli esterni di fare attenzione Bollini. Smolinski alla lunga, attenzione qui, Bugai non tira, ci prova Pienko, a terra Mastrantonio, facile. Ecco, non bisogna secondo me gestire già dall'inizio con palle lunghe e non avere il coraggio di giocare palla a terra di nuovo. No, continuiamo a giocare, perché crei, cerchi di... C'era anche nella gara di qualificazione, attenzione a questo calcio di punizione. Bandur con il destro, palla altissima. Calciato malissimo da parte di Honduras, ha cercato il, non so cosa abbia, di Urbanski, ancora prova a portarsi il pallone sul sinistro, il cross dentro, poi Pienko la recupera, Sciawek, buona posizione, sbaglia il tiro. Attenzione, attenzione a far mettere le palle, saggio il cross in area di rigore con tentativo ancora azzurro, Esposito, zicca, tutto regolare, altra occasione importante per Esposito, altra risposta di zicca. Mamma mia, Esposito deve fare gol lì, deve fare gol, sul tiro non era in fuorigioco, rivediamo. Pregonesi, poi mischia furibonda con Faticanti che alimenta ancora il cross di Vignato. Problemi per Vignato, crampi per lui, sì. Ha scattato molto, attenzione adesso alle ripartenze, non perdiamo questa palla. Vanno Asa vuole il destro, deviazione, brividi per Zic, bravo Asa, ne ancora, pensavo che non avesse più energie, invece le tira fuori, giocatore importante in questi tipi di situazioni, creare superiorità, andare al tiro, molto bene. Allora in aria con Ndur, recupera Ndur, vuole il destro, non trova la porta.
mamma mia, bravissimo, si è coordinato bene, non ha trovato lo specchio della porta, ma questo doveva fare, non aveva tempo di stoppare e portarla perché c'era l'avversario Kosubal che gli stava andando incontro. Pallone centrale, era arrivato Turco senza trovare il pallone. Adesso non c'è Vignato, vediamo chi va a calciare questa palla da destra. Qua vediamo che attacchiamo bene, primo palo, centro. Bianco esce fuori, prova lui il destro, Mastrantonio. Un po' velenosa ancora la conclusione con il pallone proprio davanti all'ultimo che gli è rimbalzato. Non facile, devo dirti, guarda lì, non va incontro, la fa rimbalzare, è stato molto bravo.